Amici di Fratellanza Nerazzurra, buonasera a tutti. Facciamo un video velocissimo perché sono in toccata e fuga un attimo, 5 minuti. Allora, vi parlo velocemente di quello che ho visto io della partita dell'amichevole contro le Las Ketchup, le Las Palmas. Bene, a posto, momento delirio fatto. E niente, allora, amichevole con le Las Palmas, devo dire... Sì, un amichevole tranquilla, amichevole estiva. Signor Bisek, un signor Bisek, da Bistek. E devo dire che ho visto comunque un Pink Fountain, come lo chiama il nostro Stefano, un Pink Fountain, un Fontana Rosa meglio rispetto alle prime uscite. Più sicuro e più deciso. E anche mi ha fatto veramente veramente una bella impressione Kamate, veramente non ho sentito parlare, per esempio, anche ce l'avevo visto negli anni scorsi, cioè l'anno scorso un po' in primavera, però sì, dicevo forte, però con comunque gente un po' più grande, dipende. Invece ha proprio anche forse un po' troppo la testa dura, perché deve smorzarla. Fatto un paio di incursioni che poteva tranquillamente o passarla o giocarla in maniera diversa e avrebbe creato una situazione pericolosa, invece Maria ha insistito nel fare da solo e si è trasformata in un'azione vana, nulla, e però il ragazzo ha coraggio, il ragazzo ha testa e il ragazzo ha piedi, quindi perché non rischiarlo, però vai a te a sapere. E questo parlando di nuove leve, e poi hai i soliti, hai Mkhitaryan, hai Taremi, un bel Taremi, molto bello Taremi, molto bravo Taremi, molto Taremi, un Correa che lo hanno quasi bastardi maltrattato, me l'hanno falciato così, insomma un diamante grezzo, non si tratta così. Allora è giusto che tu vada in posti migliori, cioè su squadre che ti meritano, non all'Inter, perché prendi i calci così all'Inter, perché c'è Gentaglia che gli va contro, è meglio che tu vada via, cioè è meglio che ti comprino, vengano signori, visto che è un signor giocatore, un diamante grezzo da sgrezzare, giovanissimissimissimo, di grandissime prospettive, un talento inesperto ancora e inespresso. Però gran falcione gli hanno fatto, neanche rigore. E comunque abbiamo visto in queste edizioni qua, abbiamo trovato un altro rigorista oltre a Ciala. Adesso forse potremmo pensare di andare dopo i supplementari, prima no, non potevamo. Nessuno. Ogni riferimento a un ottavo di Champions League è puramente casuale. Detto ciò, comunque dai, una buona Inter, è bene anche i rientri di tutti i nazionali italiani, e adesso vediamo mano a mano che si va avanti un po' il tutto. Dal mercato non mi aspetto ancora niente, e a livello di entrate, perché a livello di uscite abbiamo visto il nostro presidente che ha già detto che sono in conclusione col Marsiglia per Carboni, nel quale però manterranno il controllo, sul quale manterranno il controllo a pieno, quindi appunto questo prestito fantomatico con diritto di riscatto e contro riscatto come premio in caso di valorizzazione del ragazzo, e si spera insomma che un'avventura con il tanto fantomatico De Zerbi, il mago du Galchica Football du Brasil, gli faccia bene, e abbiamo un giocatore pronto e fatto. Secondo me anche c'è qualche accordo per metterlo in certe posizioni che possono servire anche all'Inter. Anche perché, se non ricordo male, anche De Zerbi può usa spesso questo, però non voglio dire una cretinata, probabilmente lo è la cretinata, quindi non parlo di moduli degli altri. Quindi, però, oltre a quello, secondo me, se dovranno arrivare attaccanti e braccetto, più un braccetto, perché non so, l'attaccante secondo me è tanto figlio di... Cosa succederà con Arnautovic? Non arriverà una quinta punta, probabilmente.
giocheranno, cioè avremo quattro punte e si alternerà con qualcuno la primavera in caso. E quindi, mio parere personale, mettiamoci via il discorso quinta punta. E aspetterei come l'anno scorso per Pavard e Sommer è un agosto inoltrato. Non mi aspetto niente adesso e quindi niente. Aspettiamo un po' i colpi se ce ne saranno ancora, sia in entrata che in uscita, perché secondo me è qualcosina ancora, soprattutto a livello giovani o comunque tipo i vari Satriano in company. Qualche gruzzoletto ancora verrà fatto. Bene, detto questo, vi ricordo la live di domani, ore 13:30 circa, insomma, in base a come siamo messi con il lavoro, eccetera. Comunque, sì, state lì perché 13:30 attaccheremo tutto e al massimo sono qui 3, 4, 5 massimo minuti di sgarro. Sarà una live non solo aperta di argomenti, ma aperta ad ingressi. Quindi, chi vuole venirci a trovare? Chi vuole venire a parlare con noi di Inter, di mercato, di gioco, del fatto che siamo i campioni d'Italia, che abbiamo la seconda stella, che ogni tanto fa sempre bene ricordare che i bistellati siamo noi. Bene, accetto, metteremo il link durante la live, che intanto c'è già, quindi intanto se volete già segnarvela, attivate la campanella. Oltretutto, iscrivetevi anche a questo bellissimo canale che sta crescendo sempre di più e aiutateci a farlo crescere sempre, perché vediamo che siete ancora in tanti che guardate i video e non siete iscritti. Non è gratuito, tutto puramente gratuito, clic qua e siamo due matti completamente che mettiamo la nostra passione al vostro servizio degli interisti, ma soprattutto dell'interismo. Bene, non mi resta che far altro che augurarvi una buona serata. Allora, ci vediamo domani in live, mi raccomando, 13:30, tutti qua, connessi e perché no, anche con noi, connessi e anche condivisi. Ecco, mi viene la parola. Bene, come vi ricordiamo in ogni video, sempre sulla forza Inter. Buona serata a tutti.